siamo in compagnia di mister De Masi. Allora Michele, c'è il rammarico o meno da parte tua? No, un rammarico nel senso di non aver capitalizzato forse lo splendido primo tempo che abbiamo fatto, però insomma credo lo 0-0 in casa non sia sulla doppia sfida un risultato da buttare, perché comunque il fatto di non prendere gol ti porta a giocarti la partita di ritorno dove hai fondamentalmente quasi due risultati su tre, perché sia col pareggio con gol sia con la vittoria passi il turno. Se poi rifai 0-0 ai 90 minuti al 120esimo c'hai mezz'ora col match point, perché se fai un gol in quella mezz'ora lì e loro te ne devono fare due. E quindi sappiamo che sarà difficile, perché comunque forse ci siamo fatti un pochino l'idea sbagliata nel primo tempo di un avversario che magari hai messo lì per 45 minuti, invece ci deve far capire che comunque questo è un avversario di valore. Sì, confermo fra l'altro il tuo rispetto per l'avversario, perché in settimana ci eravamo sentiti, giustamente avevi sottolineato il valore di questa squadra, per cui non è stato sicuramente da parte della tua squadra un voler sottovalutare il Fabriano Cerreto. Detto questo, parlando proprio degli episodi, per quello che riguarda il rigore non concesso all'inizio della partita in favore del Roselle, e poi la parata, si era secondo te o meno la palla aveva superato la linea di porta in occasione del tuffo che ha fatto Di Roberto? Ma io l'episodio del rigore non le commento, perché proprio per come sono fatto io non commento questi episodi. L'episodio della parata a me mi sembra sia regolare, insomma, non ci sia niente di che. Senti, un'ultima cosa, a livello percentuale l'ho chiesto a Patroncieri, l'ho chiesto anche al tuo collega, credi a livello percentuale 50-50 ancora? 50-50 a seconda di come arriviamo a questa partita di domenica prossima, è tutto lì. Se ci arriviamo bene in tutti gli effettivi è 50-50. L'ultimissima cosa, l'eventuale calo dovuto al caldo? Ma io sinceramente non credo in un calo fisico, perché comunque cioè siamo arretrati proprio dall'inizio del secondo tempo, quindi non è che siamo durati 45 minuti, anche perché poi alla fine abbiamo finito in crescendo gli ultimi 5-6 minuti della partita. Credo più che altro è stato proprio forse un atteggiamento un po' sbagliato, dove non vorrei dire che forse abbiamo sottovalutato l'avversario, forse ci è sembrato, ti ripeto, un po' tutto troppo facile nel primo tempo, e il secondo tempo invece dobbiamo renderci conto che davanti abbiamo una squadra importante, una squadra esperta, perché ci si dimentica il fatto che noi in Toscana giochiamo con tre quote, quindi le nostre rose sono costruite più di giovani rispetto alle squadre che possono schierare durante il campionato due quote. Noi abbiamo giocato con quattro giovani bravissime, tra l'altro, mentre loro hanno giocato con due, e in queste partite qui l'esperienza comunque conta. Noi abbiamo finito con 5 quote in campo e loro invece due secche, e ti ripeto, non dal punto di vista del valore, perché ti ripeto, le nostre quote sono bravissime, però proprio a livello d'organico magari loro hanno qualcosa in più dal punto di vista dell'esperienza. Venendoci a mancare anche con Sonia, è normale che lì qualche cosina dobbiamo essere un pochino più svelti, un pochino più furbi.